Ciao a tutte, ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Video un po' particolare oggi, anche con diciamo una visione particolare, perché non vedrete me, ma vedrete le mie sneakers, tutta la mia collezione di sneakers. Guardate, insomma, sono sepolta dalle scarpe. Perché un video a grandissima richiesta, tante di voi me lo hanno chiesto, mi hanno chiesto di vedere tutta la mia collezione di sneakers. E quindi adesso, insomma, poco per volta ve le mostro tutte pian pianino. Sono qui accovacciata per terra, le scarpe sono tantissime, non sapevo proprio come fare per farvele vedere. E dirò durante questo video anche, se riesco, il modello delle scarpe che vi faccio vedere. Eventualmente ve lo metto in sovraimpressione. Allora, partirei da queste. Queste sono delle scarpe ultra ultra leggere di Nike, guardate, sono veramente molto molto carine. Qui c'è questa sorta di elastico con la scritta Nike dietro e sono molto molto tecniche in questo tessuto elastico e sono una sorta di calza queste scarpe perché è tutto cucito, vedete? È proprio un calzino e sono leggerissime, comodissime. Molto molto leggere, il piede insomma respira, non suda, è una bellissima scarpa. E questa praticamente il modello si chiama, ecco, lo potete leggere qua, quindi questo è il modello, così lo potete vedere tranquillamente qui sul video e vi fate un'idea. E queste scarpe io le adoro follemente. Poi, per quanto riguarda Nike, vi faccio vedere anche queste. Queste sono in questo tessuto così proprio bello leggero leggero. Sono estive queste scarpe perché lasciano traspirare il piede. Poi questa trama è proprio sottile sottile e non sono assolutamente invernali, quindi anche con un calzino molto molto leggero per l'estate, queste scarpe sono veramente stupende. Queste mi ricordo di averle comprate tipo l'anno scorso in super super saldo. Però sinceramente il modello di queste scarpe, il nome non me lo ricordo assolutamente. Posso vedere un attimo se c'è scritto qualcosina qui all'interno, però non riesco a leggere più di tanto perché non è scritto il modello, forse qui nemmeno. Quindi mi è un po' difficile dirvi il modello di queste scarpe. Se dovessi trovarlo, il nome, in qualche modo ve lo metto nell'info box. Poi, sempre di Nike, vi faccio vedere queste. Queste sono quelle tutte in pelle, bianche, bellissime secondo me. Ho acceso il flash perché temo che poi non si riescano a vedere bene i particolari. Allora, queste, vedete, sono le Air Max che hanno questa parte qui sotto così trasparente. La scarpa, vedete, è molto molto basica, molto classica. Io queste le adoro perché le uso anche moltissimo con gli abitini. Lo so che qualcuno storcerà il naso, però io le adoro con gli abiti, le scarpe così legginiche, insomma queste sneakers così. E queste sono davvero molto molto belle, con il simbolo Nike Air qui dietro. Classiche, comode, anche queste molto molto morbide e sono tra quelle che io amo di più. Sempre di Nike vi mostro quest'altro modello particolarissimo. Questo c'è anche in tantissime versioni, tantissimi colori. Questa è una specie di grigio perla. Guardate come sono carine perché sono tipo ricamate. Anche queste sono particolarmente leggere ed estive, perché questo tessuto è molto traspirante, insomma, il piede non suda e questo è proprio un calzino, come potete vedere, perché questo è proprio un tutt'uno con la scarpa, non c'è la linguetta che è separata, diciamo, dal resto della scarpa ed è molto molto carina anche, diciamo, quest'idea di fare questa para sotto così in gomma lucida ed è molto carino. Trovate diversi modelli in cui questa para esiste anche in altre colorazioni. Il modello di questa scarpa è questo, si chiama VU Air Max 270. Questo è il modello, quindi nel caso in cui dovessero piacervi, e queste praticamente le trovate sempre. Adesso sicuramente per questa stagione Nike le avrà riproposte in altre colorazioni. Sempre Nike, questa meraviglia che io ho preso ovviamente perché c'è il fucsia. Questa è una scarpa bellissima, è sempre come quella bianca, è la Air Max. Sicuramente c'è qualche particolare leggermente diverso. Questa è in grigio e fucsia. Ed è in tessuto, non è in pelle ed è fatta così, vedete?
dietro c'è anche la scritta il fucsia Nike Air. Però il modello appunto è Air Max. Anche queste sembrano tipo gigantesche, ma sono delle scarpe ultra ultra comode, ultra ultra leggere. Vedete, in questa specie di tessuto anche impermeabile, perché se si bagnano queste non va l'acqua a penetrare all'interno nel piede, ed è veramente molto molto comoda come scarpe. E poi ultra colorata, c'è il fucsia, voi sapete che a me piace veramente tantissimo. Passiamo adesso alle Superga, che io ho in queste due versioni, sempre bianche. Questa è la versione con la para sotto, guardate, sono tutte bianche, vedete? Purtroppo io le ho lavate e si è formato questo giallo qui, che anzi, se mi dite come riesco a eliminarlo, perché le ho stese al sole e si è fatta questa linea gialla. Le scarpe sono nuove, non mi va di non indossarle più perché hanno questa linea gialla, però la vorrei eliminare, quindi fatemi sapere se qualcuno mi sa dare un consiglio. E queste sono anche molto carine, molto comode, belle da indossare sia con i jeans che con un abitino, mi piacciono un sacco. E queste le adoro, le vorrei prendere anche in un altro colore. E poi ho quelle classiche proprio dei miei anni 80, anni 90, la Superga proprio classica, basica, bianca. Vedete, ho dovuto mettere la solettina perché ho preso un numero un po' più grande. E queste le ho prese da WLab, molto molto carine, la classica, diciamo, Superga, veramente da indossare tutti i giorni, super super comoda. E diciamo che tra le due preferisco questa, perché questa, avendo un po' di plantare, diciamo, non mi fa stare con i piedi totalmente piantati per terra. Però sono tutte e due veramente bellissime e super super comode soprattutto. Adesso passiamo alle Saucony. Allora, questa è così in grigio ed è in camoscio e tessuto così impermeabilizzato in questo colore grigio con tutti gli inserti fucsia, ma anche il viola, quindi una scarpa veramente molto colorata, molto carina, guardate, davvero molto molto colorata, con una plantare comodissimo, non è altissima come sneakers e la preferisco perché rimane comunque molto molto morbida. E adoro le scarpe di Saucony perché sono tutte colorate. Tra l'altro, quando le acquistate all'interno trovate il doppio laccio, sia in questa c'era sia in fucsia che in grigio. Io ovviamente l'ho lasciato fucsia perché così la scarpa appare molto molto più colorata e mi piace di più. Il prossimo paio di Saucony sono sempre in grigio, però sono un modello un pochino più basso. Queste sono tutte, se non ricordo male, come modello le Jets. Allora, questa è però leggermente più bassa rispetto a quella che vi ho fatto vedere poco fa ed è molto colorata, vedete, è così, grigia, diciamo in tessuto e anche con un po' di parte scamosciata. E poi abbiamo questi inserti con questo azzurro blu jeans e il fucsia, i laccetti. E io le trovo veramente stupende queste scarpe, sono le mie preferite per quanto riguarda le Saucony, le trovo super super comode, ma sono proprio veramente belle da vedere. E poi vi mostro quelle nere. Queste sono un po' più classiche. Il plantare è uguale a quelli, il plantare, insomma, la para, scusate, è uguale a quelle grigio scuro e fucsia. Queste invece sono tutte nere e bianche. Vedete, qui è impermeabilizzato e abbiamo queste striscioline così, insomma, questi inserti bianchi. In realtà mi piacevano quelle con gli inserti argento, ma quando sono andata a prenderle non c'era più il numero. Anche queste sono così impermeabili, quindi insomma, se si bagnano spruzzando poi un po' di prodotto che va a proteggere il camoscio, sono portabilissime secondo me in qualunque stagione. E le trovo veramente molto carine, molto belle anche sotto un abitino nero, un tubino oppure appunto un classico pantalone o un jeans, ovviamente. Adesso vi parlo delle scarpe di questo brand che io ho scoperto da poco che mi piace moltissimo e il brand in questione è Premiata. E queste sono scarpe molto particolari, tra l'altro non sono neanche molto low cost, direi non lo sono affatto perché è un brand piuttosto high cost. E mi piace perché sono molto molto dettagliate, molto carine, curate nei minimi particolari. Questa è la para che ha sotto tutta con queste scrittine. Vedete che ha questo simbolo che è appunto questo simbolo giapponese ed è molto carina questa, guardate perché è fatta così, tipo unicorno dietro, il fucsia immancabile. E poi
Il davanti è fatto così, la scarpa è grigia in tessuto e camoscio, poi qui ritroviamo quegli inserti tipo unicorno e poi la particolarità, vedete qui davanti, è tutta così un po' luccicante, tutta con i toni del fucsia. E io queste scarpe, è inutile dirvi che le amo follemente, e poi sono veramente ma comode, comode, comodissime oserei dire, davvero molto comode. Altro paio di scarpe premiata, queste tra l'altro sono un acquisto anche abbastanza recente, forse l'ho fatto tipo prima di Natale, adesso non ricordo, comunque non da tanti anni ovviamente. E queste sono un pochino più basse, hanno sempre questa particolarità qui sulla parasotto, è un modello da bambina, però è un numero 38 e mi piace moltissimo perché queste sono tipo cavallino, guardate, hanno proprio tipo il peluccio. Sempre con lo stesso simbolo e abbinate appunto al nero e al fucsia, e io le trovo semplicemente stupende perché sono veramente molto originali, molto molto particolari. Vedete qui è anche un po' satinato, la parte diciamo in pelle fucsia, e le trovo veramente molto particolari, molto molto belle, nonché super super comode. Vedete all'interno sono fatte così, sono tutte in pelle. Però anche qui parliamo veramente di un costo abbastanza elevato come scarpa. Stavo cercando di vedere il modello, se c'è scritto. Sì, il modello si chiama Lucy. E questo, vedete, anche il codice, Lucy Leopard, così. E questa è la marca Will Be Premiata. Ed è praticamente, tra l'altro vedete qui c'è anche il prezzo. Io le ho pagate 185 euro, ma perché rientra nella categoria di scarpe da bambino, perché in realtà il prezzo delle premiata è veramente esorbitante. L'altro paio, e sono stupende queste, diciamo come dire, il marchio di fabbrica di questa azienda è proprio la scarpa così con la para molto molto alta. Esistono anche in una versione molto più alta che a me però non piace particolarmente. Allora, la scarpa è questa, è tutta in pelle traforata, con questi richiami inserti così argento. La para sotto ha sempre quel richiamo lì a tutte quelle scritte, vedete, è fatta così la scarpa. E sotto questi quadratini in pelle c'è tutta la parte in tessuto morbido e vedete la scarpa è fatta tutta così, quindi comunque è una scarpa, una sneakers secondo me molto molto elegante. Questa sotto gli abiti è veramente bellissima, mi piace un sacco e l'ho sfruttata tantissimo sotto le gonnelline, anche la longhetta in jeans, una longhetta in paillette. Queste sono davvero molto molto belle, a me piacciono veramente tanto. Adesso invece vi mostro le mie Puma. Allora, queste le ho prese proprio da poco e le trovo stupende. Credo che sia proprio un modello nuovissimo per questa primavera-estate. E sono stupende perché sono, vedete così, tutte in color oro e nero. Il modello è RS Running System e sono veramente molto molto belle, super super comode, ma sono veramente belle da vedere. Vedete, hanno anche questi richiami dorati qui sul davanti, qui in pelle. E qui vedete c'è tutto un richiamo proprio all'oro. E a parte poi sono super 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 comode, mi piacciono un sacco. Però il modello, aspettate, lo andiamo a leggere insieme, non vorrei, vediamo qui cosa dice: RSX Gold JR Black Metallic Gold White, e questo è il numero dell'articolo. E le trovo veramente bellissime queste scarpe. E l'altra, che è molto molto simile, però un po' più colorata e quindi un po' più vivace, perfetta per la primavera, perché questa è in bianco. Come base, vedete, ha sempre la para molto uguale a quella, con i toni del nero del fucsia. In questa scarpa abbiamo bianco, fucsia e viola abbinati insieme. Mi piace veramente tantissimo. Vedete, c'è anche il fucsia qui davanti. Io quando vedo fucsia impazzisco. E questa scarpa veramente è bellissima, anche questa, magari con gli shorts. Ripeto, un abitino in jeans. Io adoro le sneakers sotto gli abiti e ritengo che queste stiano veramente molto molto bene. E il modello, aspettate che ve lo faccio vedere. Questo modello è RSX Bold
White Height Rise Royal Lilac, così potete bloccare anche il video e appunto vedere il modello. Adesso vi mostro il mio unico paio di Philip Model. Anche questo è un brand abbastanza costosetto, è un brand francese e ne ho visti un paio online e me le voglio prendere perché sono veramente bellissime, tutte con il fucsia e con una parte argentata tipo serpentata, bellissime, non so se si può dire serpentata, comunque stupende. Intanto vi faccio vedere queste. Queste sono tutte in pelle, è la classica sneakers quasi da uomo. Bassa, così, con questo effetto consumato, è proprio fatto apposta. Ha questa linguetta dietro in color oro con scritto Philip Model e sono super super classiche, con i laccetti, vedete, sempre con la scritta Philip Model e la linguetta così. Sono tutte in pelle, hanno un bel plantare, sembrano bassissime ma hanno un bel plantare all'interno comodo e leggermente più alto per sollevare il tallone e non stare proprio piantati per terra. E questa si presta benissimo veramente a tutto. Sono eleganti, sono sportive, sono un modello veramente molto molto versatile. E anche di queste vi dico subito come si chiama il modello. Allora, il modello di questa, allora, Paris LDV Metal Blanche e oro, e il modello è questo, il codice CLLDWM11. E di queste mi è andato bene per fortuna il 38. Ora invece vi mostro le mie amatissime Adidas. Allora, un classico, queste sono le Superstar che io ho così in bianco e nero. Avevo in realtà anche quelle con tutti gli inserti unicorno, però le ho regalate a mia mamma perché a me è cresciuto il piede e quelle non mi andavano più. Ve ne ho già parlato, insomma, ho cambiato numero, non so come sia possibile. Comunque queste sono un 38 e mezzo, quindi mi stanno comode e continuo a metterle. Queste sono veramente un classico. Le Superstar vanno bene su qualunque cosa, abiti eleganti, non so, un blazer nero con un jeans, la Superstar, un abitino nero, un paio di shorts, una minigonna in jeans, insomma, su tutto. Vanno bene su tutto. Poi, queste sono le Stan Smith che io ho acquistato nella versione bianco e fucsia, perché voi sapete io amo il fucsia. Queste sono un po' sporchine. Come vedete io le sneakers le tratto proprio bene bene bene, sto sempre molto attenta a non sporcarle. Queste le ho sporcate un po', ma devo acquistare il prodotto adatto per pulirle, proprio quello che trovo magari da Avulab per pulire proprio le sneakers in pelle, perché sono un po' sporchine. Io sono una maniaca e mi piace vederle super super bianche e quindi le pulirò al più presto. E poi le ultime arrivate e sono le Falcon che amo follemente, carine con questo inserto specchiato qui, sono troppo troppo carine, vedete, sia da un lato che dall'altro. E hanno dietro, sono fatte così, tipo questa parte in similpelle con il marchio appunto Adidas, e lo stesso marchietto lo trovate praticamente qui sulla linguetta. E sono molto molto leggere, molto comode. Anche queste sono un po' più ingombranti rispetto alle altre, come linea intendo, perché è un pochino più larghina, più bombata, ma mi piacciono veramente tantissimo. E anche le Falcon ci sono in tantissimi colori. Vediamo se c'è qualche altra dicitura sulla scatola. No, parla solo di Falcon W. E io queste le ho prese da Avulab. Ultime due paia di sneakers che vi faccio vedere. In realtà ne ho delle altre, però sono veramente molto molto vecchie, messe male, quindi quelle non ve le mostro. Delle altre due paia praticamente ancora di sneakers. Allora, queste che comprai qualche anno fa da Globo e sono della marca Guru. Queste ogni anno lì da Globo si trovano, magari rivisitate, ma queste sono troppo carine in questo bianco madreperla, così con, vedete, con il tessuto pizzo. E sono veramente bellissime, proprio super super eleganti, carinissime. Vedete, qui c'è il simbolino di Guru, magari anche con un pantalone palazzo, un abitino, ma poi anche con i jeans. Io queste le trovo carinissime. Un modello Superga con la para leggermente più alta, però
Però ecco, la particolarità è questa lavorazione in pizzo così lucida, secondo me sono molto molto carino. E in ultimo abbiamo quasi finito queste che hanno una scatola bellissima che si apre tipo così a cassetto, sono troppo troppo belle. Il marchio si chiama Two Stars, sono tutte in pelle e richiamano molto il modello di Alexander McQueen. E gli somigliano moltissimo, vedete anche la para qui sotto e queste sono tutte in pelle, sono bianche, hanno queste due stelle, guardate, tipo cucite così, ricamate e poi hanno tutta questa parte così tipo martellata con il simbolo Two Stars. E queste le potete trovare, cioè tutte queste scarpe di cui vi sto parlando le trovate tutte online, però ovviamente dovete andare anche a provarle. Quindi se avete un negozio che le vende, bene, altrimenti poi con le scarpe è sempre un casino quando si vanno a scegliere online. Qui da me c'è un negozio, un privato, che vende appunto questo brand. L'unica cosa di queste scarpe è che sono veramente molto, molto pesanti. Sono comode, ma sono pesanti, cioè dopo un po' le devo togliere. Se le devo indossare per fare una lunga camminata, certamente no, sono più delle scarpe così belle da vedere. Col senno di poi queste non le avrei mai comprate perché sono scomode. Stavo dimenticando che non sono le ultime, ma perché per ultime vi mostro le mie stupendissime e amatissime Fila Disruptor. Lo so che queste possono piacere come non piacere perché è una scarpa pochissimo elegante con sta para sotto tipo carro armato, però a me piacciono un sacco e vi giuro che sono di un leggero, ma di un leggero, sono leggerissime queste scarpe. Io le ho indossate sotto i pantaloni, sotto gli abitini. Vedete qui con la scritta Fila, qui abbiamo la scrittina Fila, la troviamo anche qui e la troviamo anche qui. Sono super, super comode. Sembrano delle cose tipo un carro armato da avere al piede, però sono comodissime. Ci sono nere, ci sono argento, le ho viste bianche, le ho viste rosa, dorate. Ce ne sono veramente tantissime, però quelle che io preferisco di più in assoluto sono queste bianche e volevo vedere se c'era scritto qualcosa sulla scatola, qualcosa in più rispetto al modello e vediamo un attimo qui cosa dice. Allora, qui dice Disruptor PRN, io non vedo un tubo senza occhiali, quindi Disruptor PRM. Sarebbe white, insomma, questo è il modello comunque le Fila Disruptor che amo veramente tantissimo. E quindi il video finisce qui. Vi ho mostrato adesso c'è un casino, devo metterle tutte a posto. Vi ho mostrato tutte le mie sneakers. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. E ci vediamo alla prossima. Ciao!